Spogliamo il mio editore YouTube a cura di VB. Allora, che aspetti ad avere più fede? Se hai poca fede, il fervore si rilassa, le forze spirituali si logorano, l'uomo a poco a poco prevale sul ministro di Dio. Io ti incito ancora una volta a rianimare quel che in te incomincia a illanguidirsi e a rinnovare il primitivo spirito del nostro ministero. Don Mario conosceva bene Monsignor Ernesto, un sacerdote che sembrava avesse un'autorizzazione speciale a conoscere la verità. Era sulla sessantina e come molti preti che avevano fatto carriera, era un fiero avversario di tutto ciò che non si arrendeva all'organizzazione a cui apparteneva. Questa diocesi, disse il Monsignore, ha bisogno di esempi e anche tu gli devi dare il tuo, con l'esattezza edificante con cui ti abbiamo accolto in questa santa casa. Tu devi dettare ai tuoi confratelli le precauzioni che essi devono prendere per esercitare degnamente il loro ministero. Tu sei degno di questa missione? Io non ho le sue certezze, disse don Mario. Però lei sa che agisco con il cuore puro. Fratello mio, le nostre funzioni sono così sante e tu lo sai. Chiedono disposizioni così pure, così degne dei misteri che trattiamo. Ed è difficile anche per i ministri più fedeli presentarsi sempre con la fede, lo zelo, con la purità d'anima, senza la quale Dio non ci accetta ai piedi degli altari sotto gli occhi di sua madre. Il prelato lesse sul volto del suo dipendente una certa estraneità a ciò che diceva, ma proseguì. Dio, con la sua tenera benevolenza, lascia che ci spogliamo a poco a poco di noi stessi, dono che fa santi i suoi ministri. Non parlo della pazienza, della dolcezza, della carità, che le nostre funzioni mettono spesso alla prova e dove è difficile stare sempre in guardia con se stessi? Quanti sono i momenti nei quali il malumore e l'impazienza prendono il sopravvento sul nostro zelo? Quanti sono gli altri in cui rifiutiamo o rendiamo con cattiva grazia i servizi della nostra fede? Quante volte una vergogna di cattiva lega. La paura di passare per ridicoli, per preti forse di non buona compagnia, ci fanno approvare abusi che la gravità del nostro ministero dovrebbe condannare.